se vogliamo fare un esempio, ci sono delle lastre particolari che vanno fatte all'articolazione temporomandibolare, sia in apertura che in chiusura del movimento, che ci dicono esattamente se il movimento che viene effettuato è dannoso o meno, se reca danno all'articolazione stessa o meno. Ci sono anche delle ecografie da poter fare, ma ci sono anche delle indagini vere e proprie da fare sul paziente in apertura e chiusura della bocca. Vedere se durante l'apertura e chiusura della bocca la mandibola si ruota di lato da una parte o dall'altra, se ha un blocco per una delle articolazioni, quindi non si muove, invece l'altra sì. Sono piccole cose che l'esperienza portano a che con l'esperienza permettono di valutare esattamente il danno che c'è. Dopodiché bisogna capire l'origine di questo danno, una volta verificato, una volta che la diagnosi è corretta.